In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile per nuovi aggiornamenti meteo sul weekend. Giuseppe, oggi venerdì 22 dicembre, mancano ormai solo 2 giorni a Natale, ma prima di scoprire cosa ci attende per queste festività natalizie, vogliamo partire dalla situazione attuale del tempo. Oggi sì, 22 dicembre, il primo giorno, il secondo veramente giorno dell'inverno astronomico, iniziato ieri, 21 dicembre. Possiamo già archiviare la moderata ondata di freddo che nei giorni scorsi ha interessato la nostra regione. Sebbene esistono ancora correnti sostenute da nord-est, le temperature nelle ultime 24 ore sono aumentate. Infatti le minime registrate questa mattina sono risultate prossime a 0 gradi centigradi solo su alcune località dell'entroterra. Dunque le gelate sono state molto limitate rispetto alle nottate precedenti. A livello sinottico, come possiamo apprezzare sulla cartina, la nostra regione continua ad essere interessata a correnti nord-orientali a causa del dislivello di pressione determinato da 2 figure bariche. La depressione in prossimità della Grecia in allontanamento verso sud-est e l'anticiclone delle Azzorre che preme da ovest. Quindi proprio la differenza tra questi 2 centri di alta e bassa pressione determinano una ventilazione piuttosto sostenuta. Alta pressione che nelle prossime 48 ore riuscirà ad imporsi e ad occupare l'intero territorio nazionale entro la giornata di Natale, ma la sua visita potrebbe essere solo temporanea. Giuseppe, come evolverà invece più nello specifico il tempo per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica? Sì, domani sabato 23 avremo cielo regolarmente nuvoloso con tendenza a schiarite sempre più ampie, specie lungo la costa, temperature stazionarie, venti moderati da nord-est con residui di rinforzi, ma la tendenza è per un'attenuazione a partire dalla serata, mare poco mosso, localmente mosso al largo. Domenica invece avremo un miglioramento deciso, avremo cielo poco nuvoloso ovunque, salvo la formazione di nubi basse al primo mattino lungo la costa e a dense foschie nelle vallate e pianure interne, foschie in rapido dissolvimento nel corso della mattinata, temperature in aumento segnatamente nei valori massimi, mentre farà piuttosto freddo durante la notte e al primo mattino nelle vallate e pianure interne. Che tempo è previsto invece, Giuseppe, per quanto riguarda lunedì 25 dicembre, il giorno di Natale appunto? Sì, nella giornata di Natale avremo l'affermazione di un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Tuttavia, durante la notte e al primo mattino avremo la formazione di dense foschie e banchi di nebbia su tutte le pianure interne, dove potrebbero verificarsi anche lievi gelate, temperature stazionarie con un'accentuata escursione termica tra giorno e notte, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. Giuseppe, per concludere, cosa ci puoi dire invece per quanto riguarda la tendenza successiva al giorno di Natale? Da Santo Stefano la circolazione inizierà a mutare per l'abbassamento del flusso perturbato atlantico, insieme al quale potrebbero inserirsi un paio di perturbazioni. Nuvolosità dunque in aumento nel corso della giornata di Santo Stefano, con possibilità di qualche piovasco sparso. Un più sensibile peggioramento potrebbe verificarsi da mercoledì 27, con il transito di una perturbazione più organizzata. Ritornerebbero così le piogge, ma in un contesto termico non freddo. Per maggiori dettagli invito comunque i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteocilento.it.